Era, ti ricordi, la quinta di Beethoven? Eravamo così felici allora, vero? Così felici, come vorrei darti un bacio, Rudolf. I ricordi sono nostri e non ce li ruba nessuno. Sono incancellabili i ricordi, diceva sempre papà. Oggi abbiamo la fortuna e l'opportunità grandissima di incontrare Elena Bucci e Marco Sgrosso, della compagnia Le Belle Bandiere, che sarebbero dovuti essere in scena da noi al Palladium i primi di marzo, proprio nei giorni in cui è scoppiato il lockdown, con il loro nuovissimo spettacolo, Prima della pensione. Io comincerei subito con la nostra prima domanda, che vi porrà Annalisa. E allora, innanzitutto ci viene spontaneo chiedervi in che modo voi stiate vivendo questo periodo storico e soprattutto la quarantena, e in che modo vi sta influenzando il vostro lavoro. Anche per noi è una ricerca continua su che cosa si può fare, e soprattutto tutto quello che si può fare è importante che non vada a discapito della natura delle arti dal vivo. Lo spettacolo dal vivo non è sostituibile e non è giusto che sia sostituibile, anche perché rimanda a un concetto molto antico, che è quello dell'assemblea civile. E come era il teatro nell'antica Grecia, gli uomini hanno bisogno di trovarsi insieme. Questo evento che è accaduto, se vogliamo usarlo veramente, approfondirlo, è come se avesse in qualche modo rivelato in modo crudo ma molto essenziale e utile una realtà che era già presente in mondo artistico e teatrale nel nostro paese. Sicuramente era già in grande difficoltà, il sistema sanitario era già in grande difficoltà, la relazione tra la realtà del nostro paese e la sua classe politica era già un po', diciamo, aveva dei forti elementi di dubbio e di distanza, come anche l'idea di Europa andava rivista, ripensata, ritrovata, l'idea di che cosa sia la democrazia, perché anche nel mondo stiamo perdendo colpi con la democrazia, se li perdiamo anche nella nostra Europa, che è l'ultimo baluardo di quello che è un concetto democratico, e qui entra anche il discorso dello spettacolo in sé, Prima della pensione, di tutte le sue riflessioni. Va presa come un'opportunità, una pericolosissima, dolorosissima opportunità di tenere bene gli occhi aperti. È proprio una grande, grande battaglia culturale, civile, artistica, quella di mettere l'accento su tutte le sciatterie che in qualche modo erano supportate dalla buona volontà di alcuni cittadini. È un compito grande. Quanto abbiamo lavorato contro i nostri bisogni, quelli che ci spingono ad essere meno consumisti e più persone, perché l'avete visto anche quando si cominciano a praticare le arti, hai molto meno bisogno di riempirti la vita di cose che vai a comprare. Sì. Diventi sempre più libero. Il teatro in questo è fondamentale, perché succedono quelle cose che non si riescono a nominare anche a volte, no? Le stiamo nominando molte, ma quel processo per cui sei trasformato e capisci più di te, capisci quello che ti serve davvero e diventi più libero se il teatro è fatto bene. A proposito dello spettacolo, volevamo comunque chiedervi quali sono le motivazioni della scelta proprio di questo testo. Volevamo comunque provare a tentare, a fare un tentativo di avvicinamento a quello che sarebbe potuto essere, e quindi volevamo chiedervi se potevate aiutarci a vederlo un po' con i vostri occhi, attraverso il vostro sguardo, e accompagnarci un po' nel processo della vostra creazione. Genialità di Bernard sta che, accanto a questo discorso storico, tra l'altro condotto in una maniera anche molto originale rispetto ad altre cose, c'è questo discorso umano, c'è questo rapporto familiare, per cui questi personaggi qui, che sono tre mostri, perché anche l'altra sorella Clara è un mostro, umanamente sono tre mostri, ma nello stesso tempo lui, come fa sempre, come per lo stesso suo paese, no? Che ha questo
questo odio-amore, lui riesce in qualche modo a renderli, non dico simpatici, perché simpatici non sono assolutamente, ma riesce a farne capire le ragioni. In questo testo, oltre a questa drammaticità, la cosa bella e la cosa per cui funziona è che ha un'ironia costante, cioè fa addirittura ridere, spesso fa ridere, perché loro sono talmente assurdi in questa loro, e talmente ossessionati, e talmente le loro reazioni a volte sono così naturali, così vere, come quelle di bambini, per cui tu riesci a ridere dell'orrore. E questa è la grandezza di Bernard. Crea questi tre personaggi che vivono chiusi perché hanno paura del mutamento. E ho cominciato a pensare, rispetto alla vostra domanda, ma pensa quanto può essere pericoloso abituarsi a rimanere chiusi. Più stai chiuso, più le cose, l'orizzonte diventa piccolo, nonostante tutti i nostri mezzi, no? E il mutamento, il fuori, ti spaventano un pochino di più. E poi questa cosa di cominciare a individuare dei nemici, no? I fantasmi degli umani sono sempre gli stessi e la lotta è sempre la stessa, cercare di trasformare la paura in apertura. Cioè, abbiamo un compito importantissimo. È capire da dove vengono, si stanno risvegliando dei fantasmi e dei mostri che sono più forti a volte dell'individualità, per quello che dobbiamo essere insieme per combatterli, vicini, uniti, non avere paura di condividere le paure, i terrori, trasformarli per avere il coraggio di uscire. Nell'arte, e torniamo proprio al nostro punto, quando dice l'arte non serve, nell'arte troviamo, in questo mistero del talento degli artisti, che non sappiamo che cos'è, ma sicuramente è di tutti e di nessuno, troviamo tante risposte, tanta energia per reagire. Come non ci rassegniamo a vivere tutta la vita, ognuno chiuso nelle sue case, non ci dobbiamo rassegnare a trasformare il teatro in video. E quindi che cosa possiamo fare? Possiamo coltivare dei sogni, coltivare l'utopia, possiamo informarci, possiamo diventare appunto delle creature il più possibile reattive, preparate, pronte, agili, per riuscire a trovare dei modi per ricostruire il teatro, ricostruire gli incontri, essere anche propositivi in questo. Se non riusciamo a essere un popolo unito, che afferma la necessità dell'arte, che non si risolve aprendo qualche libreria, se non riusciamo a essere quel popolo lì, il rischio è di una clamorosa regressione ed essere scippati del proprio bisogno artistico. Ce lo dimostra la storia. Il teatro è nato con l'uomo e con l'uomo finirà. Penso che rinunciare a questo sia rinunciare a una caratteristica dell'uomo molto importante che, come vedete, si fa fatica a farlo passare completamente attraverso le parole. Da un lato è giusto, assolutamente, fondamentale mantenere le distanze, eccetera, ma stiamo attenti che questa distanza sociale di cui si parli non diventi una distanza etica e umana. Non dimentichiamo che siamo tutti in questa barca. Io sono un tore, quanto lo sei tu? Io credo che tutto quello che stiamo facendo adesso è un lavoro enorme e fantastico, perché ci troviamo a discutere, a ragionare di cose molto profonde, molto in profondità. Stiamo ragionando insieme questa mattina su come rifondare le leggi, su che cosa significa l'arte, in che relazione dobbiamo essere, che cosa significa il nostro rapporto col potere, che cosa significa il nostro rapporto con la salute, il rapporto con gli altri. Quindi stiamo proprio facendo un lavoro in profondità di rigenerazione delle domande fondamentali. E in realtà quello che stava succedendo prima della pandemia è che si stavano chiudendo anche i più piccoli spiragli. Il problema della crisi economica stava portando a chiudere anche i più piccoli spiragli di libertà e di programmazione autonoma libera. Ben venga una crisi, cioè assolutamente non ci auguriamo di stare male, però prendiamolo come opportunità non di tornare indietro a tutto come prima, prendiamolo come opportunità per scegliere
quello che è sano, quello che è vero, quello che è autentico. I paesi veramente evoluti hanno e conservano e promuovono tutto il teatro, quello della sala da 30 persone, quella da 100, da 500, da 10.000, il musical, sono tutte voci di un'unica arte che hanno il diritto di esistere tutte quante. E allora chiediamolo, chiediamolo, bisogna proprio chiederlo, ma se siamo supportati dagli studenti, dal pubblico, da chi ama queste arti qui, possiamo fare veramente le rivoluzioni. La mia domanda era sul ruolo dell'arte nei meccanismi sociali adesso. Quanto per fare le cose che interessavano a me ho delegato quella parte di pensiero, attività che va dedicato, che ogni cittadino deve dedicare alla polis, cioè quando parlo di politica in senso alto. Ogni cittadina ha una responsabilità civile e politica molto forte. Quanto ho lasciato correre, quanto ho delegato. Forse anche è un momento nel quale appunto non possiamo più tanto delegare. Raramente è diventato una malattia, è diventata un'emergenza globale. È come se tutto il mondo si stesse interrogando sulle stesse cose, rispondendo in modi diversi, ma su delle domande fondamentali che sono quelle che ci stiamo ponendo adesso. Cioè l'emergenza globale è un'emergenza precedente al virus. Sì. E il virus ha messo in evidenza delle cose che erano già esistenti e che non si volevano vedere. Esserci. Io credo che quello è lottare per il proprio teatro, o perlomeno per la ragionevolezza. Perché siano rispettate le visioni di tutti e la ragionevolezza. È un'impresa molto difficile adesso, molto, molto, molto. Perché ci sarà chi dice, voi pensate al teatro, la gente muore di fame, come fa? Però se c'è tanta gente che sta male, in un'epoca dove in realtà abbiamo fatto tante scoperte, abbiamo la scuola per tutti, abbiamo moltiplicato tante possibilità per tutti, se c'è tanta gente che sta male vuol dire che sarà colpa del teatro? Non credo, però forse l'arte è uno strumento che ci aiuta a creare, la creatività serve in tanti campi, sì. Mi viene da dire così. Quindi rivendichiamo il diritto per gli uomini di sognare, creare utopie, riflettere, perché questo ci dà degli strumenti molto potenti. E speriamo di rivedervi a questo punto prestissimo in scena. Speriamo. Per me una mattinata come questa restituisce molto senso a questi strumenti. Quindi, andiamo. È terribile fare le cose di nascosto. Quando la maggioranza è dalla nostra parte, la maggioranza che si nasconde è tremendo e oltretutto è assurdo. Sono tutti dalla nostra parte, anche quando affermano il contrario, sono tutti nazisti, si vede alla prima occhiata. Io non conosco nessuno che la pensi diversamente da noi, tranne il dottor Fromm e un paio d'altri, ma questi non contano. E questo è l'aspetto tremendo della cosa, non fare vedere chi siamo. Noi non lo facciamo vedere, invece dovremmo fare vedere chi siamo, farlo vedere apertamente. Aspetta e vedrai. Verranno i tempi in cui torneremo a farlo vedere. Tutto sembra presagire che gliela faremo vedere e non soltanto vedere. D'altronde ora abbiamo